accendere il riflettore sul Quirinale, perché il Presidente della Repubblica è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è stato segnato tra l'altro quest'anno anche da vicende molto imbarazzanti che hanno spinto anche Mattarella a prendere la parola su questo. C'è una, come dire, una moral suasion in atto, una preoccupazione del Quirinale, una, come dire, una anche, non, non voglio dire, insomma, un atteggiamento critico rispetto a quello che è successo, che può però anche esplicitarsi o potrà esplicitarsi in qualche modo? Una preoccupazione, sarebbe assurdo che non ci fosse, perché abbiamo un componente del CSM che attacca il Ministro della Giustizia, insomma non sono due personaggi da bar, cioè non sono due che litigano al bar. E il Presidente però non è che possa fare molto, nel senso che Di Matteo si riferisce a una scelta attuata quando lui non era al CSM, era un semplice, tra virgolette, magistrato. Quindi quella nomina poi è prettamente governativa, quindi all'epoca Mattarella non fu consultato, e anche se fosse stato consultato, la sua impostazione è sempre stata di tenersi il più lontano possibile da nomine, soprattutto così, non voglio dire minori, perché è importantissimo chi sia alla guida del GAP, però non è che può mettere becco in tutte le nomine della macchina dello Stato, no? Questa poi è veramente governativa, cioè il Ministro la propone, il Consiglio dei Ministri la ratifica e finisce così. Quindi parliamo di una cosa successa 2 anni fa, quando Di Matteo non era nel CSM, ma era un semplice cittadino, diciamo, che non è stato scelto, gli è stato preferito qualcun altro. Adesso Di Matteo è al CSM, il Presidente della Repubblica è il Presidente del CSM, che però anche qui è un Presidente che dà una cornice, non è che interviene in ogni singolo caso, è dovuto intervenire l'anno scorso, un anno fa, cade a giorni l'anniversario, è dovuto intervenire perché in quel caso un anno fa ci fu uno scandalo che coinvolte metà del CSF, quasi metà si è dovuta dimettere. Questo è un caso che è di sua competenza. Anche se adesso lo è, cioè si potrebbe dire, scusami Barbara, sì, si potrebbe dire che però è un membro del CSM oggi che fa quelle accuse. Però non è il Presidente della Repubblica, non è che può intervenire nelle sanzioni decise dal CSM, fa anche delle sanzioni ai magistrati, no? Uso un termine tecnico, ma per capirci. È ovvio che dal punto di vista politico non è che non se ne è accorto di quello che è successo, dico che dal punto di vista tecnico esula dalle sue competenze. Immagino che la sua preoccupazione sia abbastanza alta, anche perché parliamo di temi sensibili, e non credo che farà uscite pubbliche, dichiarazioni pubbliche su questa cosa. Massimo farà una moral suasion. Credo che già il fatto che Bonafede sia andato per una prima volta alla Camera per riferire, insomma, per dare un inizio di spiegazione, già sia un segnale del fatto che si vuole fare chiarezza. Su questo, chiaro. Ci fermiamo per la pubblicità.